La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta, sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it. Qui a Uslaw Web Radio siamo in compagnia dell'onorevole Enza Bruno Bossio, che ha presentato una proposta di legge per eliminare l'esercizio effettivo e modificare l'esame di abilitazione. Mi spiego meglio, è una proposta di legge molto articolata che riguarda una serie di punti della nostra legge professionale. Onorevole Bruno Bossio, come mai ha avuto questa idea, lei che poi non è un avvocato? Ma devo dire che sono stata sollecitata, innanzitutto buongiorno, grazie per avermi fatto questa domanda e coinvolto in questa trasmissione. Ma innanzitutto sono stata sensibilizzata sull'argomento dall'avvocato Nacarato, che cito nella mia relazione, che è un avvocato del Foro di Cosenza, che già nella scorsa legislatura mi chiese, io acconsentì insieme ad altri colleghi, a presentare questa proposta di legge. E l'ho fatto anche perché penso che il futuro in tutte le professioni debba essere quello dei giovani, perché sia il futuro, i giovani non devono essere puniti o penalizzati magari da soggetti che, siccome stanno da più tempo sulla stesso terreno, di professionale, possono invece temere che i giovani che a fatica riescono a stare su questo mercato professionale invece possano andare avanti. Ecco, onorevole, un'ingiustizia. Onorevole, io le devo dire, questa è una radio di avvocati, quindi ha proprio l'ascolto, no, da parte dei professionisti cui la sua proposta di legge fa riferimento. La Commissione Giustizia in sede referente ha accolto il 2 aprile questa proposta, perché in realtà lei l'aveva presentata a ottobre del 2018. Sull'abolizione del cosiddetto esercizio effettivo continuativo, innanzitutto, che andrebbe poi quindi a modificare la disciplina dell'ordinamento della professione, della legge professionale, che noi sappiamo è la 247 del 2018. Ma lei in particolare punta... Ed è a 2012, sono proprio io che mi sono ormai, cioè sulla 247, poi peraltro, come lei sa, sulla nostra legge professionale pendono anche una serie di ricorsi, eccetera. E mi ha colpito proprio il fatto che lei è andata in particolare sia sull'articolo 21, quindi proprio sull'esercizio effettivo della professione da abolire, e poi anche sull'articolo 22, sull'abolizione dell'iscrizione all'albo per trattare le cause in Cassazione, l'albo in superiore, per i cassazionisti. Quindi sull'articolo 41, ovvero sull'obbligo del praticante di esercitare solo in sostituzione del proprio titolare di studio, e quindi sull'articolo 46. Che devo dire sta molto a cuore anche a tutte le associazioni dei giovani avvocati, perché è sulla revisione praticamente di quello che è l'esame e l'impossibilità poi di avere un aiuto, no, da parte dei testi giurisprudenziali. Quindi è piuttosto ampia questa proposta di legge, molto articolata, devo dire la verità, per noi avvocati interessantissima. Partiamo dall'esercizio effettivo da abolire. Sì, allora partiamo dall'articolo 21. Il cuore della proposta di legge è l'articolo 21,
perché lo consideriamo fondamentalmente incostituzionale, perché confligge sostanzialmente con l'articolo 33, quinto comma della Costituzione e sostanzialmente penalizza giovani che magari con sacrificio hanno superato l'esame di abilitazione, cioè che non è una cosa semplicissima, giustamente, e poi vengono impediti nell'esercizio della loro professione solo perché non riescono nei primi anni a portare a casa un fatturato adeguato. Francamente è veramente una logica discriminatoria dal punto di vista sociale, generazionale, professionale, ed è profondamente incostituzionale. Quindi il cuore di questa legge è la modifica sostanzialmente dell'articolo 21. Poi naturalmente nel momento in cui abbiamo presentato la proposta, devo dire che mentre l'altra volta era firmata più colleghi, in questo caso, siccome ho avuto un po' di fretta a presentarla, l'ho presentata da sola, ma sono in contatto anche con i colleghi della Commissione Giustizia, perché io non sono in Commissione Giustizia, per poterci lavorare comunque insieme. Ed è una proposta, ricordiamolo, lei è onorevole del Partito Democratico, ed è una proposta che però, a quello che ho capito, è condivisa anche da altre forze. Sì, spero di sì. Io faccio una serie di battaglie, ripeto, che possono poi portare a trovare un risultato. Ho fatto anche una proposta di legge, per esempio, per l'abolizione dei test universitari, soprattutto a medicina, sempre qui per favorire i nostri giovani che magari hanno il talento per fare il medico e vengono bloccati da un test che non c'entra niente con la professione futura. Quindi proprio perché io non sono un avvocato, non sono un tecnico, non sono un esperto, cerco sempre di fare delle proposte con il contributo naturalmente degli esperti. Certo. Su questa proposta mi ha aiutato molto la collega Naccarato, il collega Naccarato, che tra l'altro lui ha anche depositato una mozione, le dico subito, ha depositato una mozione nel congressuale, nel congresso nazionale forense che si è tenuto a Catania il 4 e 6 ottobre 2018. E quindi questa sollecitazione mi ha portato a presentare questa proposta di legge, e poi naturalmente siamo entrati nel merito in generale sulle modifiche di questa legge 247, che è stata una legge che è la nostra legge professionale, alla quale si è arrivati dopo tantissimi anni che ha visto purtroppo immediatamente le criticità lì dove la legge avrebbe dovuto essere applicata. Grandissime criticità e grandissime non solo contestazioni, ma le ripeto, proprio ricorsi al TAR, eccetera. Uno di questi ricorsi, le dico, riguarda proprio l'abolizione dell'iscrizione all'albo per le giurisdizioni superiori, no? Quindi per i cassazioni. Ed è quella che in realtà interessa tantissimi colleghi, perché la legge professionale e il regolamento, che le ripeto è stato impugnato, prevederebbe per questo articolo 22 la costruzione di scuole che hanno comunque dei costi, che sono dislocate soltanto su Roma, eccetera eccetera. Invece nella sua proposta come si potrebbe accedere all'albo superiore, all'albo delle giurisdizioni superiori? Ma noi praticamente in questa proposta chiediamo che venga sostituito questo comma 2 dell'articolo 22, leggo testualmente: possono essere altresì ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori gli avvocati iscritti a un albo speciale tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione dell'albo speciale devono farne domanda al CNF dopo aver maturato 12 anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver esercitato la professione forense innanzi
alle corti d'appello e ai tribunali. Ecco, questo è l'articolo che sostanzialmente va a sostituire l'attuale comma 2 dell'articolo 22. Certo, quindi in pratica si ritorna a quello che era quella che era la regola precedente, insomma, senza mettere scuole di formazione con ulteriori costi, spostamenti, eccetera. Poi l'attenzione al praticante. Il praticante può esercitare solo in sostituzione, l'articolo 41, solo in sostituzione del proprio titolare. Sì. L'articolo 41 quindi secondo lei come andrebbe cambiato? Beh, innanzitutto la parte in sostituzione andrebbe proprio soppressa sostanzialmente, e le parole, diciamo, 6 mesi sono sostituite sostanzialmente in 1 anno. Però al di là di questo, la cosa importante è che viene soppressa tutta la parte in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge bla 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 la pratica comunque. Quindi questa parte andrebbe sostanzialmente soppressa. Perfetto, quindi dulcis in fundo arriviamo alla revisione in pratica dell'esame. Ricordiamo che da quest'anno chi andrà a sostenere l'esame per l'accesso alla professione di avvocato non potrà usufruire dell'ausilio dei testi con i commenti giurisprudenziali. Ovviamente questa è una cosa che è stata contestatissima proprio da tutte le associazioni, in particolare da quelle dei giovani avvocati, e riguarda l'articolo 46. Quindi la revisione che cosa comporterebbe? A parte che le dico, secondo me andrebbe rivisto proprio il nostro esame di avvocato in toto, ma in particolare questa revisione che cosa riguarda? Ma guardi, per quel che riguarda il comma 7 viene sostituito il primo periodo e si conferma invece che l'esame si svolge con l'ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento, mentre diciamo il comma 10 viene sostanzialmente abrogato, anche perché il comma 10 prevede oltretutto una nuova fattispecie penale che sarebbe con addirittura una sanzione della reclusione fino a 3 anni, che francamente sembra un'aberrazione davvero, diciamo, giudiziaria davvero. Poi veramente una cosa che non si può raccontare, solo quando io ribadisco, siccome continuo a dichiararmi non tecnica, però cerco di occuparmi delle cose che interessano ai cittadini, solo che non capisci alcune aberrazioni fino a quando non le studi direttamente, certo. E lì capisci come la legge può fare molto male o molto bene, se sono leggi giuste naturalmente. Quindi onorevole, noi le lasciamo un buon lavoro, ovviamente le lasciamo anche l'impegno, insomma, di farci sapere come andrà questa, perché nel momento in cui si discuterà, immagino che verrà lei chiamata in prima persona, e poi insomma speriamo che questa cosa non parta soltanto da una parte politica, perché in realtà l'interesse, come lei giustamente ricordava, riguarda i cittadini, in particolare in questo caso gli avvocati e ancora di più i giovani avvocati. Guardi, io le dico una cosa, io mi auguro che questa proposta di legge sia, o comunque l'idea che c'è dietro questa proposta di legge, perché poi se ne potrà fare un'altra, diciamo, che dirà delle cose analoghe, simili, non lo so, deve essere naturalmente fatta proprio anche dalla maggioranza, perché altrimenti diventa complicato riuscirla a far passare. Io però sono fiduciosa che questa cosa possa avvenire e si possa arrivare veramente a una modifica di questa legge del 2012, che è stata fatta in una fase della politica italiana che forse dovremmo dimenticare, che era quella del governo Monti, che ne ha prodotto tante negative. È vero, e poi le devo anche dire che era stata fatta con la speranza che i regolamenti attuativi avrebbero aggiustato, no, determinate storture. Comunque,
apra questa ferita, non mi apra. O mettiamola, guardiamo avanti. Va bene, io la ringrazio a nome mio e a nome di tutti i radioascoltatori di Uslo Web Radio, e le lascio un buon lavoro con la promessa di risentirci appena ci saranno novità. Grazie. Perfetto, grazie, arrivederci, grazie a voi. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.